In questa mappa vedremo quali sono i verbi ausiliari, i verbi servili e i verbi fraseologici. I verbi ausiliari aiutano gli altri verbi a formare i tempi composti. I verbi ausiliari sono il verbo avere e il verbo essere. Ad esempio, Matteo e Stefano hanno aiutato ad apparecchiare la tavola. Un esempio di verbo essere, Riccardo è arrivato in orario. Ricordati inoltre che l'ausiliare essere aiuta i transitivi a formare il passivo. La partita di calcio è stata organizzata dall'insegnante di arte e immagine. Dopodiché ci sono i verbi servili che aiutano gli altri verbi a definire meglio il loro significato e sono di tre tipi. Sono verbi che esprimono i verbi del volere, del dovere e del potere. Volere esprime volontà e desiderio, ad esempio Lucia vuole arrivare in tempo. Dovere veicola obbligo e necessità, Pinocchio deve mettere la testa a posto. Il verbo potere esprime permesso, capacità, possibilità, i nostri amici possono venire con la macchina. Infine abbiamo i verbi fraseologici che aiutano i verbi a definire il proprio aspetto, come l'imminenza, l'inizio, la fine, la durata, la ripetizione dell'azione. Ad esempio, incomincia a studiare subito, poi giocherai alla play.